Vogliamo parlare della commissione minori, una commissione che è nata per tentare di fare luce sul sistema degli affidi in Emilia-Romagna, a partire dall'inchiesta, ovviamente, di Bibbiano che ha sconvolto e scosso l'Italia, che è diventata anche, come dire, un'inchiesta strumentalizzata politicamente. Molto probabilmente farà parte della prossima campagna elettorale. La destra la sta cavalcando e come? Pensate solo alle magliette che sono apparse in Parlamento da parte della candidata Lucia Borgonzoni, parlateci di Bibbiano. Beh, in regione c'è una commissione che sta parlando di quello, ma non solo di quello, perché sta tentando di capire che cosa non funziona, se c'è qualcosa che non funziona all'interno del sistema degli affidi. E ci sono state decine di udienze, in ogni udienza vengono sentiti degli esperti e si discute appunto di E affidi. diamo il buongiorno invece anche alla consigliera del Movimento 5 Stelle, Raffaella Sensoli. Buongiorno. Buongiorno, Lei è la buongiorno. vicepresidente della commissione. Allora, Sì. io inizierei da lei, Sensoli. Sì. Come stanno andando i lavori? Ma soprattutto, a che cosa servono tutte queste udienze? Ricordiamolo, una volta che la commissione si chiude, che succede? Allora, innanzitutto le udienze, le audizioni servono per sentire le voci direttamente interessate, nel senso noi stiamo audendo tutti quanti, dai servizi sociali agli avvocati delle famiglie, addirittura le famiglie coinvolte, ci sono state chieste audizioni anche di genitori coinvolti nella vicenda di Bibbiano per avere un panorama completo di quella che è la situazione, in modo tale da capire quello che funziona e quello che non funziona all'interno dei servizi sociali. Al termine la commissione stilerà una relazione finale riguardo i lavori, insomma inizieremo a breve a metterci le mani e poi vedremo. Io mi auguro sinceramente che questa commissione si rinnoverà anche nella prossima legislatura, insomma lasciamo i lavori nelle mani di chi ci sarà. Va bene, e quindi ci sarà un documento importante per capire quali sono eventuali difetti di tutto il sistema che poi può portare all'affido dei bambini. E ha ancora senso una commissione di questo tipo di fronte a delle notizie che arrivano, ad esempio dal Tribunale dei Minori di Bologna, che lo ricordo è quello che ha come dire, la competenza su tutta la regione, quindi anche su Reggio Emilia, anche sulla Valdenza, quindi anche su Bibbiano, che ha esaminato un centinaio di fascicoli e ha detto: non abbiamo riscontrato nessuna anomalia, quindi al di là di quello che è successo a Bibbiano e l'inchiesta di Reggio Emilia lo chiarirà e magari ci saranno delle condanne, magari, perché bisogna vedere. Beh, al di là di quello il sistema è sano. A questo punto una commissione del genere serve ancora? Serve perché come noi non abbiamo ovviamente, come diceva giustamente la Prodi, non abbiamo una funzione di inchiesta in senso stretto, ma la nostra commissione si occupa di capire come i servizi funzionano, se funzionano ed eventualmente dove ci sono delle pecche. Allo stesso modo ci fa piacere che il Tribunale dia il proprio contributo, ma allo stesso tempo io personalmente ritengo che la Commissione debba andare avanti per due motivi. Innanzitutto perché se anche ci fosse solamente un caso di bambino sottratto alla famiglia in maniera non chiara, secondo me la politica se ne deve occupare, ma per capire che cosa non funziona nel procedimento e nel lavoro dei servizi sociali. E in seconda battuta perché purtroppo alcune, diciamo, metodologie riscontrate nel caso di Bibbiano, e non parlo del dolo, parlo anche solo semplicemente nei casi di errore di valutazione, purtroppo ci sono se state segnalate anche su altri territori. Quindi se ci sono delle metodologie potenzialmente rischiose, anche solo perché magari hanno una percentuale di errore elevate, ad oggi purtroppo studi precisi al riguardo non sono stati fatti, secondo me la Commissione le deve raccogliere, analizzare, capire, confrontarsi e vedere se all'interno dell'amministrazione regionale può porre rimedio a quelle lacune che ci sono all'interno dei servizi, perché proprio perché parliamo di minori, parliamo di un tema delicatissimo, ovviamente non va strumentalizzato, a me sinceramente tappezzare le città di manifesti dicendo parliamo di Bibbiano, insomma ne stiamo parlando per ore e ore e ore, sono appunto commissioni molto pesanti. Non c'è nulla di nascosto, tant'è che noi abbiamo chiesto ed è stato accolto lo streaming di tutte le commissioni, quindi insomma direi che ne stiamo parlando, ma non bisogna solo parlarne, poi bisogna anche
trovare delle soluzioni alle pecche eventuali del sistema. Ecco, io magari do anche questa informazione agli ascoltatori e alle ascoltatrici, può essere utile sul sito cronacabianca.eu, ci sono i resoconti di tutte le commissioni. Ad esempio, ieri si è presentato un avvocato che si chiama Di Grazia e ha detto la sua. Detto questo, Sensoli, e lei ha detto, insomma, stiamo tentando di capire se c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va? Ma allora, a me è rimasta particolarmente impressa l'audizione dell'ex garante per l'infanzia, del dottor Fadiga, il quale ha lamentato due questioni sostanziali: un'estrema frammentazione del sistema, quindi probabilmente un coordinamento regionale più forte serve al riguardo, perché poi quando appunto parliamo, se prendiamo le due parole, frammentazione e sistema, si contraddicono, insomma, perché se c'è sistema non dovrebbe esserci frammentazione e viceversa. E l'altra questione che è emersa e per la quale noi abbiamo già depositato un progetto di legge a modifica dell'attuale legge regionale è il fatto che ad oggi le istituzioni regionali non sono obbligate a rispondere alle segnalazioni del garante per l'infanzia. Quindi anche quando il dottor Fadiga ha inviato delle segnalazioni all'assessorato alle politiche sociali, poi non ha ricevuto nessun riscontro, cosa legittima ma secondo noi assolutamente non opportuna. Quindi, ecco, ci spieghi questo: Fadiga, quando era garante, è successo nel 2015, ha detto c'è qualcosa che non funziona a livello di numeri? Ma sì, lui ha ricevuto delle segnalazioni riguardo appunto il tema degli affidi e della tutela dei minori, si è rivolto, ha girato queste segnalazioni all'assessorato alle politiche sociali, il quale, io per carità non affermo assolutamente che non le abbia lette o non le abbia guardate, però non ha dato riscontro al garante. Noi riteniamo che questa sia ad esempio una lacuna del sistema, perché un assessorato davanti a una figura di tutela dei minori così importante, secondo noi, deve essere obbligato a rispondere. Poi la risposta può essere: abbiamo verificato e va tutto bene, però insomma il silenzio non è mai bello. Ci deve essere una reazione pubblica e una presa anche di responsabilità. In un minuto, voi avete rilevato questo problema, se c'è? Ecco, io su questo, devo dire la verità, non sono d'accordo con la Prodi, nel senso che molti avvocati che abbiamo ascoltato lamentano proprio il fatto che le relazioni dei servizi sociali hanno un'importanza, diciamo così, molto elevata e vengono tenuti molto in considerazione da parte dei giudici. Questa cosa, secondo me, va cambiata. Ad esempio, invece, sono d'accordo sull'inserimento di un contraddittorio con i genitori, che è l'altra pecca che viene lamentata poi dagli avvocati difensori delle famiglie e dei genitori e dei bambini che vengono allontanati. Quindi un maggior confronto anche attraverso dei CTU, dei tecnici d'ufficio, sicuramente è necessario, per non far sì che si ascolti solo una voce, perché va bene la valutazione, però ci deve essere assolutamente un contraddittorio, quindi su questo secondo ci vuole un confronto. Va bene, e la commissione fino a quando va avanti? Fino a novembre, fino a tutto novembre sicuramente, poi si concluderà la legislatura e vedremo insomma quale sarà la relazione finale a cui lavoreremo. Ripeto, mi auguro, i tempi sono molto stretti perché purtroppo questi fatti sono emersi a fine legislatura, mi auguro che poi chi ci sarà successivamente nel prossimo mandato, nella prossima legislatura, riaprirà la commissione e proseguirà i lavori. Raffaella Sensoli, Movimento 5 Stelle, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata a lei.